libri da leggere nel 2023. Ho fatto i miei acquisti su Amazon con quelli che sono alcuni dei libri che vorrei leggere durante il 2023 e quindi adesso vado a fare l'unboxing insieme a voi e vi faccio vedere quali sono i libri che ho acquistato. Chiaramente in descrizione troverete i link ad ogni libro presente in questo unboxing. Andiamo quindi ad aprire le confezioni e vediamo quali sono i libri che mi sono arrivati. Primo libro, The Mamba Mentality, il libro di Kobe Bryant. E poi ancora, Storia di una lumaca che scoprì la lentezza, un libricino di Luis Sepúlveda, super consigliato, e quindi sono curioso di leggere questo libro sulla lentezza. Seconda confezione più succosa, quindi abbiamo Le 48 leggi del potere, bel librone, Tutto ciò che conta di Oprah Winfrey, Euforia irrazionale di Robert Schiller e La traiettoria di Alessandro Benetton. Ultima scatola arrivata per il momento. Perché non possiamo essere cattolici di Pier Giorgio Odifreddi, Il razzismo spiegato a mia figlia, So Good dei Canting Orio ed infine Pensieri di Marco Aurelio. Questi dunque sono alcuni dei libri che ho intenzione di leggere durante il 2023 e che ti consiglio di leggere se stai cercando delle idee sui libri da leggere per il prossimo anno. Ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link, se vuoi consigliarmi altri libri ti invito a farlo nei commenti e, come avrai notato, in realtà sono libri che hanno tematiche differenti fra loro. Si parla infatti di finanza e investimenti, si parla di marketing, si parla di razzismo e poi ancora si parla di cristianesimo e religione, si parla di lentezza, di metodi e mentalità, quindi di mindset con questo mega libro appunto di Kobe Bryant, e poi ancora Le 48 leggi del potere è un altro dei libri super consigliato. Andiamo a leggere la quarta di copertina. Qualcuno è attratto dal potere, ma dopo averlo conquistato con grande abilità lo perde per qualche errore imperdonabile. Altri sulla strada del potere si spingono oltre le proprie possibilità e vanno troppo avanti, oppure spesso rimangono indietro e perdono perché osano troppo poco. E poi ci sono quelli che sanno cavalcare il potere e riescono a utilizzarlo senza sbagliare una mossa, ogni loro gesto con istintiva intelligenza è in armonia con le 48 leggi che lo governano. Scrittori e filosofi si sono interrogati lungamente sulle leggi che reggono il potere, hanno cercato di far affiorare dai successi e dalle sconfitte di chi ci ha preceduto indicazioni che possono guidarci nel nostro quotidiano. Disincantato, apparentemente amorale e cinico, ma assolutamente realistico e denso di indicazioni, un libro che nasce dall'analisi di 30 secoli di storia del potere, del pensiero dei più profondi strateghi, dall'esperienza di guerrieri e leader carismatici, conquistatori di nazioni e manipolatori di folle. Una sintesi definitiva e una guida indispensabile attraverso le 48 leggi del potere distillate con tanta arguzia dai due autori. Andiamo ai pensieri di Marco Aurelio, questo è un grandissimo classico. Perenne attualità dei contenuti e immediatezza della forma espressiva hanno garantito nei secoli fama costante ai pensieri di Marco Aurelio. Si tratta di momenti di riflessione e di introspezione, ora profondi, ora comuni e quotidiani, in cui l'imperatore esamina, in un quadro di riferimento etico e filosofico di impostazione stoico-cinica, il passato, la propria condotta, la corrispondenza delle azioni delle compiute con i principi che le ispiravano. Gli slanci verso l'infinito, le angosce esistenziali, i bisogni metafisici, alimentati o incrinati dalle consapevolezze terrene, l'ansia di liberazione spirituale, il desiderio di interiorità come rifugio nella temperie della vita sono segni eloquenti di un intimo colloquio dell'anima con se stessa. Poi, Tutto ciò che conta di Oprah Winfrey. Il tuo viaggio comincia con una scelta, lo so per certo, alzati, vai avanti, vivi. Protagonista di una vita intensa e piena di sfide, dall'infanzia povera agli incontri con i grandi del mondo, Oprah Winfrey è diventata il punto di riferimento per milioni di persone negli Stati Uniti e non solo. Annoverata da Forbes tra le donne più influenti del pianeta,
laurea honoris causa ad Harvard e medaglia presidenziale della libertà ricevuta da Barack Obama, la regina di tutti i media, giunta al successo superando le barriere del razzismo e del sessismo, ha raccolto la sua esperienza in questo libro ricco di intuizioni e rivelazioni, i cui capitoli parlano di gioia, resilienza, legami, gratitudine, possibilità, stupore e potere. Schiette, commoventi ed elettrizzanti, le parole di Oprah brillano di umanità e verità e sono in grado di ispirare chiunque a migliorare la propria vita a partire da oggi. Andiamo alla quarta di copertina di Luis Sepúlveda. Le lumache che vivono nel prato, chiamato paese del dente di leone, sotto la frondosa pianta del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli animali e a chiamarsi tra loro semplicemente lumaca. Una di loro però trova ingiusto non avere un nome e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare le compagne in un'avventura ardita verso la libertà. Un nuovo, indimenticabile personaggio entra nella galleria di Luis Sepúlveda, un'altra storia memorabile che insegna a riscoprire il senso perduto del tempo. Kobe Bryant, il mio basket The Mamba Mentality. 20 anni di carriera nella stessa squadra, i Los Angeles Lakers. 5 titoli NBA, 2 ori olimpici, un'infinità di record personali. Kobe Bryant ha letteralmente rivoluzionato la pallacanestro, prima di ritirarsi nel 2016 scrivendo una toccante lettera d'addio al basket che è diventato un cortometraggio animato premio Oscar nel 2018. In questo magnifico libro illustrato, Kobe, autosoprannominatosi Black Mamba dal nome di uno dei serpenti più letali e rapidi in natura, racconta il suo modo di intendere il basket, le sfide sempre più dure lanciate a se stesso e ai compagni in ogni allenamento, i ritiri per trovare la carica o la concentrazione, tutti i retroscena della preparazione ai match e i motivi per cui semplicemente per lui perdere non è mai stata un'opzione. E ancora la volontà di superare il dolore e rinascere ogni volta più forte, dopo tanti infortuni patiti in carriera. I suoi maestri, lo studio maniacale degli avversari, da Michael Jordan a LeBron James, per capire loro ogni segreto possibile e migliorare ancora e ancora, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita disputata. Andiamo a Pier Giorgio Nifreddi. Al centro del dibattito tra religiosità e ateismo, questo libro è uno straordinario viaggio dentro le scritture lungo la storia della Chiesa. Come uomo di scienza, Pier Giorgio Nifreddi considera l'affermazione che quello della Bibbia è l'unico vero Dio una bestemmia nei confronti di colui che gli uomini di buona fede hanno da sempre identificato con l'intelligenza dell'universo e l'armonia del mondo. Come cittadino afferma che il cristianesimo ha costituito un grave freno per lo sviluppo del pensiero democratico e scientifico europeo e ritiene che l'anticlericalismo sia oggi più una difesa della laicità dello Stato che un attacco alla Chiesa. Come autore, infine, legge l'Antico e il Nuovo Testamento e le successive elaborazioni dogmatiche della Chiesa per svelarne, con una critica serrata e avvincente, non soltanto le incongruenze logiche, ma anche le infondatezze storiche, dando alla ragione ciò che è della ragione, facendo emergere dai testi la verità. Il razzismo spiegato a mia figlia. Un uomo equivale a un altro, qualunque sia la sua stazza, il colore della pelle, la lingua che parla, la fede che pratica, il dubbio che coltiva, il desiderio che insegue, il lavoro che fa, la follia che brandisce, la saggezza che antepone a qualsiasi cosa. Un bambino è curioso, fa molte domande e si aspetta risposte precise e convincenti. Non variamo con le domande di un bambino. Mentre mi accompagnavo a una protesta contro un disegno di legge sull'immigrazione, mia figlia mi ha chiesto del razzismo. Abbiamo parlato molto, i bambini sono in una posizione migliore di chiunque altro per capire che non nasciamo razzisti ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero che li aiuti a rispondere alle domande più imbarazzanti di quanto pensano dei propri figli. So Good They Can't Ignore You. In pratica, in questo libro, Col Newport va ad analizzare quella che è la credenza, radicata nel tempo, del segui le tue passioni per capire se davvero questa è la chiave della soddisfazione. Partendo da esempi di vita reale, dunque, e inserendo una scienza, lui spiega delle strategie alternative che funzionano molto meglio
per sviluppare una carriera efficace di successo. E poi abbiamo Euforia Irrazionale. Oggi citatissimo sulle pagine di Finanza dei Quotidiani, il libro è apparso nel 2000, nel momento di apice dei mercati azionari di tutto il mondo, quando sembrava esserci nell'aria una sorta di stravagante aspettativa, o per dirla con Alan Greenspan, di Euforia Irrazionale. Un ottimismo diffuso e non completamente giustificato circa l'andamento del mercato azionario. Schiller per primo aveva capito che solo interpellando economia, psicologia, demografia, sociologia, storia, si poteva dare un vero contributo alla comprensione delle oscillazioni di borsa. Mentre espone con chiarezza le implicazioni della finanza comportamentale per il mercato azionario, Schiller fa vacillare le certezze dei teorici della finanza ed offre una lettura indispensabile per gli investitori, i gestori di fondi, politici, manager e in generale per tutti coloro che non vogliono farsi sorprendere seduti sulla bolla speculativa quando inevitabilmente questa scoppia. E infine la traiettoria di Benetton, dove Alessandro Benetton ripercorre la sua storia nel raccogliere gli infiniti spunti, le tante lezioni, per scoprire che compongono un unico tracciato nitido come una pista sulla neve e un'onda sul mare. La traiettoria, appunto. E che ogni cambio di direzione, ogni ostacolo, ogni dosso ha avuto un senso, perché gli ha fornito strumenti, conoscenze, oppure perché l'ha aiutato ad assecondare il cambiamento. La traiettoria diventa così molto più di un'autobiografia. Nelle sue pagine pensate e sincere il lettore potrà trovare le coordinate, l'ispirazione e la spinta per imboccare e seguire la propria traiettoria, qualunque sia il punto di partenza, qualunque sia la destinazione. Io spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia dato delle idee su dei libri da leggere durante il 2023 e ancora una volta ti invito a dire la tua qui sotto nei commenti. Se il video ti è piaciuto inoltre ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale e per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.